Buonasera, benvenuti e benvenuti al consueto incontro del mercoledì a Televomero, 19:20 in diretta. Luigi incontra. Chi vuol chiamare troverà il numero in sovraimpressione sul video e chi mi vuole scrivere la mail mia personale riservata è luigi@demagistris.it, riservata nel senso che la leggo solamente io, ma la sanno tutti quanti. Oggi ritorniamo purtroppo su un argomento sul quale non saremmo voluti ritornare, che è la sicurezza e la violenza nella nostra città, perché in pochi giorni, in circa 10 giorni, una scia di sangue ha attraversato Napoli e l'area metropolitana di Napoli, da ultimo l'episodio della morte del ragazzo nel centro di Napoli, colpito da un colpo di pistola alla testa, è morto dopo poche ore in ospedale. Quindi i funerali di Santo a Casoria con una grande partecipazione di massa e i funerali prima ancora di Emanuele, vittima della scorribanda tra baby gang, chiamiamolo in questo modo, nel cuore di Napoli, con i funerali celebrati dal vescovo neocardinale, approfittiamo per fargli anche di qui gli auguri, Don Mimmo Battaglia, nella Basilica di San Vincenzo alla Sanità, senza la presenza di alcune, in modo vergognoso, senza la presenza di alcuna istituzione della nostra, città. Io credo che questi momenti devono vedere unita la città e la presenza sempre costante delle istituzioni cittadine. Io vorrei cominciare, prima ancora di guardare le slide, poi darò io il via libera alla regia, su un primo tema. Abbiamo visto l'intervento e il tavolo presieduto dal ministro dell'Interno Piantedosi. Ho ascoltato con molta attenzione le proposte che vengono dal governo, che è la ricetta anche condivisibile, che però io ho ascoltato da sindaco di Napoli, da 8 ministri dell'interno, e hanno proposto sempre tutti la stessa cosa: più presenze di personale delle forze di polizia, più videosorveglianza. E io mi auguro che sia la volta buona, però consentitemi, sempre con rispetto nei confronti delle istituzioni, di manifestare un po' di scetticismo. Perché io ricordo quando portammo a casa nel corso degli anni un risultato davvero straordinario, cioè la copertura complessiva di circa il 70% della città di Napoli con telecamere di videosorveglianza, poi per ragioni che ho seguito più da lontano, per certi versi, perché poi non sono stato più sindaco dal 2021, ma che anche durante la pandemia, magari là per ragioni che si potevano comunque comprendere, c'è stato un rallentamento, devo dire, non tanto dovuto al Comune di Napoli, ma proprio alle strutture del Ministero. E quindi molte di quelle, non promesse, perché erano impegni presi nei luoghi istituzionali, le promesse sono un'altra cosa, questi sono impegni istituzionali, sono stati disattesi. Quindi oggi riprendiamo un po' il ragionamento per cui i governi si erano già impegnati a fare. Attenzione, qua non faccio una questione politica perché 8 ministri dell'interno ho attraversato governi di centrodestra, centrosinistra, governi cosiddetti tecnici e anche lo stesso Piantedosi, perché quando Salvini era ministro dell'interno, Piantedosi era capo di gabinetto del ministro dell'interno Salvini. Mi auguro soprattutto che ci sia un innalzamento del livello quantitativo e qualitativo delle forze di polizia, perché chiaramente le forze di polizia non sono sufficienti, questo lo sappiamo, però sicuramente ci deve stare una priorità da parte dello Stato che deve considerare non solo Napoli, le città italiane, ma Napoli in questo momento ha avuto una situazione davvero drammatica, ci vuole un impegno maggiore. Ma come questo impegno maggiore? Noi siamo stati abituati a vedere, per esempio, anche quelle, per carità, utili ma assolutamente non risolutive, in alcuni casi addirittura controproducenti, cioè le operazioni spot, nel senso perquisizioni a blocchi di edifici, una nottata all'alba si interviene in un determinato quartiere, centinaia di personale delle forze di polizia, cani, elicotteri, una grande operazione, porta a qualche denuncia, magari qualche arresto, qualche identificazione, poi il giorno dopo, come se nulla fosse, oppure ogni tanto dei posti di blocco, per carità, molto utili, con decine di personale, però allora, ci vuole la continuità sia di controllo, sia di attività investigativa e quindi di attività repressiva successiva da parte della polizia.
magistratura e con quel controllo del territorio costante, chiaramente nessuno è nato ieri da pensare che ci possa stare un carabiniere, un poliziotto e un finanziere a ogni angolo di strada, però abbiamo personale in Italia molto qualificato anche nelle forze di polizia in grado di poter organizzare al meglio quando però la sicurezza viene considerata una priorità, perché se io poi vado a partecipare a un corteo per la pace, dove contestualmente c'è il vertice dei G7 a Napoli, vedo spiegati qualcosa come centinaia e centinaia e centinaia e centinaia di uomini, e poi attraverso la città di notte, di sera tardi, e vedo pochissimo controllo del territorio, questo è un tema che non è che lo possiamo nascondere e dire non è vero quello che stai dicendo. Chiunque vive la città sa che quello che stiamo dicendo è vero. Veniamo però a un altro tema che mi è molto caro. Ho ascoltato con molta attenzione, ho anche aderito alla partecipazione della manifestazione che c'è stata a Piazza del Gesù sabato scorso. Ho ascoltato con molta attenzione anche le parole assolutamente condivisibili del Cardinale di Napoli, che ha fatto anche una conferenza stampa, e anche le argomentazioni assolutamente condivisibili, chiamiamole del terzo settore, cioè della rete di base che unisce associazioni, comitati e reti civiche, e chiedono soprattutto di fare rete, fare squadra e di mettere in campo dei patti, degli accordi che appunto servono non solo a lasciare le parole tra le nuvole, ma a mettere penna su carta, nero su bianco, una serie di impegni. E ho sentito anche le parole del sindaco Manfredi, che diceva appunto che nella città di Napoli è necessario fare un patto, fare un accordo, fare un tavolo. Tutte cose condivisibili, però io ho da fare un rilievo per ragioni sempre di verità, perché questa è una trasmissione senza censure in cui vi sono opinioni, ma ci sono soprattutto fatti, fatti. Allora, dal 2011, e poi finisco questo ragionamento e passeremo alle slide, dal 2011 al 2021, cioè praticamente per l'intero mandato di cui sono stato sindaco, noi abbiamo iniziato e completato questo percorso che ha portato poi ai patti educativi territoriali di comunità, cioè esattamente quello di mettere attorno allo stesso tavolo comune, municipalità, associazioni, terzo settore, forze di polizia, scuole, parroci, chiesa, reti civiche, comitati, movimenti, cittadini. Poi soprattutto con un approccio assolutamente innovativo che c'è stato apprezzato, è stato apprezzato anche in altre parti del paese, cioè dove non è che il comune è salito in cattedra e ha fatto la lezioncina al tavolo su come comportarsi. Il Comune ha svolto una funzione soprattutto di coordinamento e di regia, ha ascoltato e tutto questo poi si è prodotto in atti concreti, progetti, atti finanziari, un patto scritto che si è completato questo iter in maniera poi completamente esaustiva nel 2021. Mi consta, per notizia direi certa, anche perché lo stesso sindaco ha detto dovremmo fare i patti, che questa amministrazione, non so se per volontà o perché non lo sa, non ha continuato questi patti. Cioè i patti educativi territoriali di comunità sono entrati dentro al cassetto di Palazzo San Giacomo. Devo essere sincero, io non so se qui è più grave la colpa o il dolo. Perché il dolo è gravissimo, ma è una scelta. Evidentemente non credevano nel modo con cui noi abbiamo lavorato e hanno cancellato completamente un lavoro. Scelta politicamente che io posso ritenere censurabile, ma assolutamente legittima. Forse è ancora più grave la colpa, cioè che il sindaco disconnesso con la città non conosce che questi patti stavano là. E quel che è ancora più grave, che mentre noi abbiamo realizzato tutto questo con pochi soldi, andandoci a prendere i soldi con i PON della legalità al governo, facendo un grande lavoro interistituzionale e portando anche risorse economiche, adesso tra Patto per Napoli, PNRR e tante altre misure ci sono anche più soldi che non è che risolvono, però consentono anche di accentuare molto di più questi patti. Perché importanti, e poi passiamo alle slide, questi patti educativi territoriali di comunità? Perché operano soprattutto in quella linea di confine, mi avete spesso sentito fare questo ragionamento, così sottile tra il disagio, la devianza, il disadattamento e il crimine, cioè quel luogo in cui noi dobbiamo stare e tutti i soggetti del patto stanno, cioè cercando di fare in modo che quelle persone che possono andare facilmente verso l'illegalità, il crimine e la violenza rimangano invece dalla parte buona, dai buoni,
che poi si possa costruire un percorso di alternativa a prendere una pistola e un coltello e prendere invece altri strumenti e lavorare soprattutto contro la dispersione scolastica. Infatti in questo tavolo era coordinato dall'assessore all'istruzione perché il ruolo principale ce l'aveva la comunità educante e la comunità scolastica. Mentre la regia mette la prima slide, io concludo il ragionamento dicendo: molto importanti sono anche i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, dove mi consta, per esempio, che non c'è una linea ben precisa e nemmeno certe volte la presenza fisica del sindaco, perché il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il sindaco in materia di sicurezza urbana ha un potere enorme, ha comunque un'autorevolezza, è il sindaco eletto, è il sindaco che dovrebbe conoscere la città e potrebbe dare delle indicazioni. Io ricordo che quando abbiamo lavorato, il rapporto, mentre il governo faceva molto spesso, quasi sempre, se non sempre, parole, promesse e chiacchiere distintivi, il rapporto col prefetto, questore, comandanti provinciali di carabinieri e finanze, un rapporto ottimo che ci ha consentito di portare anche dei risultati davvero straordinari. Certo, Napoli non è diventata e non diventerà mai Lugano, ma sicuramente quella sensazione di situazione fuori controllo e di violenza ingovernabile che c'è adesso assolutamente non c'era. Altro tema che secondo me è assolutamente sottovalutato, e vengo alle slide, poi oggi abbiamo anche un ospite importante che viene dalla città, armi e droga. Droga sembra quasi un argomento scomparso, eppure basta stare sulla città, vivere la città, ascoltare ciò che si muove in città per capire che le droghe diventano sempre più diffuse, pericolose e facilmente accessibili. Ma le armi, cioè quello che emerge da questa scia di sangue in questi 10 giorni è la facilità con cui minorenni, ma addirittura ragazzi sotto i 14 anni, che ripeto ancora una volta, cioè non imputabili, quindi che non possono essere nemmeno puniti con una sanzione penale, possono accedere alle armi. E la dinamica dell'ultimo omicidio evidentemente è chiara, di come ci sia un uso pericolosissimo e assolutamente sottovalutato delle armi nella nostra città. Quindi da adesso vediamo le slide e poi dopo passiamo anche all'apertura dei telefoni se ci sono delle telefonate. Allora, qua velocemente, già, giusto per darvi un'idea, contrasto alla povertà educativa. Dal 2013, percorso di coprogettazione degli interventi di cura e prevenzione con scuole e enti del terzo settore, e riuscimmo anche a mettere soldi, non tantissimi, ma rispetto alla situazione dell'epoca, vi assicuro tanti, 400.000 euro che andavano proprio sulla povertà educativa. Seconda slide, grazie. Seconda slide, attività durante anche la pandemia, dove non si è mai fermato niente. La rete consolidata e coordinata al Comune di Napoli ha potuto supportare oltre 500 bambini e bambini durante il primo lockdown. E qua voglio ringraziare la grande rete di solidarietà popolare che insieme alle istituzioni durante quel periodo, perché molti, sai, dicono però gli ultimi anni del tuo mandato, sai, poi non... Beh, la pandemia, che significa affrontare una pandemia che è una cosa senza precedenti? Anche durante la pandemia noi non ci siamo mai fermati, anche quando dicevano che uno non poteva uscire, non poteva vedere persone, io non c'è stato un giorno che sono stato a casa assumendo, come dire, anche dei rischi che ovviamente mi toccavano da sindaco. L'altra slide. I patti educativi territoriali di comunità. Con il piano scuola 2021, qui siamo alla fine del patto, quindi all'inizio c'è stato il tavolo, la coprogettazione, il lavoro coordinato, siamo stati sempre sul pezzo con tutti gli assessori. Qua abbiamo: con il piano scuola 2021 il governo riconosce il ruolo delle comunità territoriali e prevede l'istituzione di patti educativi di territorialità. Nel 21 abbiamo approvato le linee operative patti educativi e territoriali di comunità della città di Napoli, prevedendo una sperimentazione per gli anni scolastici 21-22. Quindi vedete, cioè noi ci potevamo andare, io nel 21 ho finito di fare il sindaco, noi abbiamo lasciato alla nuova amministrazione un percorso concluso in modo da dare la possibilità di continuare, ripartire anche con maggiore forza rispetto a quello che abbiamo fatto noi. Alla manifestazione di interesse pubblicata al Comune rispondono tutti gli enti che negli anni hanno lavorato alla coprogettazione, vengono siglati 12 patti educativi territoriali con il coinvolgimento di 100 soggetti attorno al tavolo. Scuole, associazioni, civismo attivo, enti del terzo settore. È quello che chiedono oggi le associazioni, che chiedono i parroci, che chiede il cardinale, che chiede anche il sindaco, che per un attimo, se ricordate di essere sindaco, chiede a se stesso di fare i patti, che però c'ha nel cassetto e non si capisce perché non li fa. Vabbè, questo poi faremo una puntata sul mistero di San Giacomo. Veniamo all'altra slide, credo l'ultima.
Animazione territoriale e cultura e culturale. Apertura nuovi centri giovanili nei quartieri periferici, Casa della Cultura e dei Giovani a Pianura, apertura H24, Centro Giovanile Na Gioia a Soccavo. Vabbè, questi sono ulteriori interventi fatti e riattivazione del Centro Giovanile Asterix nel quartiere San Giovanni a Teduccio. A proposito, possiamo aprire anche le telefonate. Mi sono anche segnato prima della trasmissione che facemmo anche un progetto Esserci nel quartiere. Finanziato, un momento è arrivata la telefonata, finanziato col PON Legalità per 3 milioni di euro, che serviva proprio all'accompagnamento educativo finalizzato proprio al reinserimento dei ragazzi e delle ragazze a rischio tra scuola, ambito sociale e ambito lavorativo. Questo progetto di 3 milioni di euro riguardava diverse aree della città, ma in particolare l'area orientale barra San Giovanni e Ponticelli. E per dare solo alcuni numeri, solo di questo progetto, 92 ragazzi sono stati accompagnati con successo nei loro corsi di studio, arrivando al completamento licenza elementare e media, al conseguente della maturità, di cui una ragazza con 100-100, un ragazzo si è iscritto all'università, 4 sono stati bocciati, 75 gli adolescenti e giovani inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionale, 72 i beneficiari avviati al lavoro e orientati professionalmente. E poi voglio anche ricordare, perché me lo sono ricordato, qua andiamo sempre in difetto, cioè non faccio l'elenco di tutte le cose fatte, che sarebbe anche, non avremmo il tempo, ma cerco anche, se ho il dubbio e non ricordo bene, di non ridire le cose, proprio perché vogliamo raccontare fatti e non solo opinioni. Però ne cito un ultimo e poi vado alla telefonata. Percorso educativo nelle scuole cittadine coordinate dal Comune di Napoli, che ha coinvolto le forze di polizia. Questo è stato molto utile perché si è avuto una sinergia all'interno delle scuole, sotto il profilo proprio dei patti educativi di legalità, tra scomune, tantissime volte sono andato anche io, credo di essere andato più volte in tutte le scuole di Napoli, le forze di polizia, in modo da vedere la forza di polizia, non solo quella che entra per fare il rastrellamento antidroga con i cani, e quando entra la forza, la polizia in una scuola è comunque sempre in qualche modo una sconfitta, ma quello cercare di fare, quando entra per reprimere, cercare di fare soprattutto un'attività di prevenzione. Mi fermo un attimo anche per prendere fiato, e ascoltiamo questa prima telefonata. Prego. È pronto? Buonasera, signor De Magistris. Sono Carmine. Carmine, prego. Sì. Per favore, breve. Sì, allora, no, in quanto sul tema di sicurezza, no, io ho sentito la notizia che a Napoli c'è stato l'incontro con Piantedosi, il procuratore di Bari e il sindaco. È una cosa buona avere più presidio delle forze dell'ordine e più videosorveglianza, è una cosa buona. Assolutamente, assolutamente. Però io credo, caro signor De Magistris, che credo che il presidio più importante sia quello della famiglia, specialmente della mamma o di chi ha una sorella. Perché io credo una cosa, caro signor De Magistris, che la donna napoletana dall'adolescenza fino all'anzianità a quella cosa di posti imponente sulle cose buone, perché è più facile trovare due fratelli su una barca che va a deriglio che trovare un fratello e una sorella che va sulla barca a deriglio. E niente, poi De Magistris, voglio dire un'ultima cosa. Prego. Io ho vissuto diversi anni in Inghilterra. Prego. E come lei ben saprà anche lei, nella grande Londra ci sono queste baby gang con coltelli e queste. E niente, io ricordo ancora che sulla polizia c'era uno slogan che diceva in inglese I live my life, punti consecutivi, without knife. Quindi forse meglio anche mettere uno slogan a Napoli, magari dove ci sta la movida, uno slogan permanente, così, non dico sulle auto della polizia, perché non lo so, comunque mettere uno slogan in queste strade. Grazie Carmine, lei è stato molto efficace, grazie della sintesi, perché voglio dare voce a più persone possibili, l'ospite e gli argomenti che sono tanti. Io sono d'accordo, infatti ha integrato la mia introduzione Carmine, io poi cerco di dire tutto, ma non ci riesco a dire tutto, la famiglia. Noi abbiamo parlato di scuola, abbiamo parlato di istituzioni, abbiamo parlato di associazioni, il ruolo della famiglia è fondamentale, la famiglia va sostenuta, bisogna lavorare nei contesti complicati e nei contesti difficili. Poi ci sono anche dei temi controversi, anzi uno ve lo voglio dire perché ognuno di voi potrà avere la sua opinione.
Cioè, ad esempio, per un periodo si è arrivato a sottrarre i bambini più piccoli, minori, addirittura quelli soprattutto sotto i 14 anni, che venivano utilizzati in alcuni contesti familiari per commettere reati, per esempio trasportare droga da una parte all'altra di un vicolo oppure di una strada, di sottrarli alle famiglie di mafia, diciamo, alle famiglie di camorra. Questa è un'altra sicuramente soluzione. Io credo che può essere adottata, opinabile, eh. Io insomma ho qualche perplessità, però devo dire, poi magari lo potremmo approfondire un'altra volta. Io credo che sia molto importante anche il ruolo della magistratura in questo momento. Vedete l'attacco, c'è un'altra telefonata, subito, un secondo, l'attacco alla magistratura che viene portato ogni giorno dalla politica e soprattutto in questo momento storico da questa maggioranza e da questo governo non aiuta. Le leggi che stanno facendo, se uno apre una televisione la sera, un talk show, sembra che i magistrati vogliono liberare tutti, i magistrati sono contro l'Italia e la politica fa leggi per migliorare la sicurezza. Io ve ne cito solamente una che va esattamente in direzione opposta. Oggi, se vuoi arrestare una persona che ha fatto un reato molto grave e il giudice per le indagini preliminari ritiene di emettere un'ordinanza di custodia cautelare, prima di arrestare deve interrogare l'indagato e dice: caro spacciatore, caro rapinatore, guarda che può essere che fra 20 giorni ti arrestiamo. Tu hai qualcosa da dire? E quando lo interroghi, gli devi indicare le fonti di prova e magari devi indicare anche al rapinatore, la persona che l'ha denunciato o allo spacciatore il tossicodipendente che l'ha denunciato. E non è semplicemente una possibilità che ci possano stare delle ritorsioni. È accaduto qualche giorno fa che in un'indagine proprio non a Napoli di traffico di sostanze stupefacenti. Le persone interrogate prima di andare in carcere hanno fatto in modo che la persona che aveva denunciata venisse riempita di palate. Queste sono le leggi che il Parlamento adotta per rendere più sicuro il nostro paese. Abbiamo un'altra telefonata, grazie. Buongiorno, anzi, buon Buonasera, pomeriggio, io ci grazie. sono Massimo, io ho telefonato già più volte, Massimo, per favore, sintesi. però se mi dai una camicia di forza io ti No, faccio i non è questione di complimenti. camicia di forza, Massa, è No, questione che vabbè, ma dobbiamo. Vai. però sai che sono cose complicate, Ho no? capito, però è uno Perché, spazio che devono parlare tutti, quindi prego, sì, un minuto. allora facciamo così, io ti dico delle cose che mi sono Vai. successe, che sono paradigmatiche, come Vai. dicono quelli che parlano bene. Io ho due figli, uno diplomato al conservatorio, un violinista, e un altro fa il vigile del fuoco, laureato in geologia. Abito nel quartiere sanità. Avevo la motocicletta, stava mio figlio sulla motocicletta, vivo nel palazzo, e nel mio palazzo un signore con una grande macchina, a giugno stava andando in vacanze. Dice mio figlio: papà, ma perché, com'è che noi non andiamo in vacanza e loro vanno in vacanza? Questo signore era un droghiere, no, veniva a Coppola, in due palazzi veniva, no, questo è il primo passaggio. Secondo passaggio, mio figlio va a scuola, nella sanità, il più piccolo, la maestra fa tutta una cosa sull'Afghanistan, diciamo questa recita che gli americani andavano là e salvavano le ragazzine. Mio figlio dice: guarda, mio padre mi ha spiegato, a 7 anni, 8 anni, mi ha spiegato che i criminali siamo noi, non in Afghanistan. Ovviamente la maestra viene la sera, io lo vado a prendere con mia mamma, con mia moglie, a mio figlio, e la maestra mi dice: dottor Pomide, buongiorno, ditemi. Vostro figlio deve essere, vi consiglio di portarlo dallo psicologo. E dico: scusate, perché? È perché è un ragazzo caratteriale, così va. E dico: guardi, professoressa, io allora erano due di loro, uno con gli occhi abbambati, che praticamente. Massimo, però ti prego, Oh, concludi. fammi finire. Dico: professoressa, io comunque già lo porto dallo psichiatra, non era vero ovviamente. Anzi, lo psichiatra lo sa che cosa mi ha detto. Se lei mi può fare la relazione ogni giorno del comportamento di mio figlio. Ora, se io fossi, e lei ovviamente non l'ha fatto, poi mio figlio stava benissimo. Se io fossi stato uno che non si era studiato, non si era studiato con laurea, io che cosa avrei fatto? Ma chi tu hai, tanti figli, ma sta così, tu sei tu, non capisco, o una persona
persona normale, un lavoratore che diciamo è oberato dalle cose da fare, che cosa avrebbe fatto? Tu avresti inguaiato una famiglia. Grazie Massimo, grazie della testimonianza che è molto efficace, vi prego, io farei parlare ognuno, anche minuti e minuti, perché siete tutti interessanti, Massimo in particolare, che l'ho riconosciuto, mi ha contattato anche più volte con delle argomentazioni molto interessanti e peculiari a Radio CRC il sabato mattina, però vi prego, perché dobbiamo affrontare tanti temi, c'è un ospite, sono tante telefonate, se ognuno parla 4-5 minuti diventa un'altra trasmissione. Però lui ha introdotto un altro tema che voglio inserire, che è quello dell'aspetto della psicologia. Io credo che sì, ovviamente non nei termini che condivido, che ha descritto Massimo, perché certe volte si pensa, come dire, di mettere in psichiatria ciò che è vita di comunità di ogni giorno, vita sociale, vita familiare, e soprattutto tenendo conto i nostri ragazzi. Però io sono molto preoccupato della sottovalutazione della salute mentale, ma intesa non necessariamente sotto l'aspetto patologico di psichiatria, cioè tutto ciò che non si approfondisce di quello che è l'evoluzione delle nuove generazioni, cioè di quello che accade nella testa. Cioè questo strumento che io utilizzo, come ognuno di noi, penso di voi, tanti di noi, basta scorrere un po' TikTok, Instagram, i social, anche gli ultimi, eccetera, vieni attraversato, colpito da uno tsunami di immagini, di emozioni, di violenza. Pensiamo di questi tempi con la guerra, quello in Palestina, ma non solo. Allora, noi abbiamo più o meno dei filtri. Io ho 57 anni, ho fatto le mie esperienze, le persone adulte più o meno riescono a gestire anche le emozioni più grandi, ma non sempre ci riescono. Ma un ragazzo, una ragazza di 10 anni, 9 anni, 11 anni, 12 anni, 13 anni. Ecco, io credo che l'aspetto della psicologia è molto, molto sottovalutato. Quello che io dicevo prima, la linea di confine, è là. E non mi piace, vi devo dire la verità, anche questo atteggiamento di giudicare. È chiaro che se c'è una vittima, c'è sempre un colpevole. Poi non sempre viene trovato il colpevole, ma se c'è uno che viene ammazzato, c'è uno che ha ammazzato. Ma quando vittima e carnefice hanno più o meno entrambi 14 anni, 15 anni, 16 anni, bene, io sento ogni giorno giudizi sommari, processi di popolo, sentenze tranchant, come se danno per scontato che questi ragazzi sono persi, perché a 10 anni, 11 anni, 12 anni, 13 anni, 14 anni prendono un coltello o una pistola. Non va bene. Perché se consideriamo persi i bambini, abbiamo perso tutti. Quindi noi non dobbiamo fare il perdonismo, come dice qualcuno. Il perdonismo non esiste. Chi sbaglia paga. Però esiste calarsi, esiste capire, esiste comprendere. E concludo, e nel frattempo facciamo accomodare anche l'ospite, così mentre faccio questo ragionamento, poi dopo la presentiamo. Vi voglio raccontare questo episodio. Non so se mi è capitato di raccontarlo già, se l'ho raccontato sarà una ripetizione, mi perdonate per questo, però è una delle tante cose che mi hanno colpito durante la mia esperienza di sindaco. Un ragazzo, sedicenne, che aveva commesso un omicidio. Un ragazzo che non veniva da una famiglia camorristica. Mi scrive una lettera, mi chiede di poterlo incontrare, lo incontro nel carcere di Nisida, stiamo a parlare, il ragazzo si era pentito del gesto, scriveva lettere, scriveva poesie, sapete che Nisida fuori le sbarre c'è il mare, disegnava, anzi costruiva aquiloni, l'aquilone che rappresentava un istinto di libertà. Questo ragazzo aveva avuto la sua condanna, una condanna esemplare che deve scontare, perché chi sbaglia paga, e avendo fatto il magistrato so bene che significa, però sto ragazzo, mentre io me ne stavo andando via, chiudendo la porta del carcere con il cigolio alle spalle, mi ha chiamato dicendo, sindaco, ti posso dire un'ultima cosa, dimmi, perché non ci siamo conosciuti prima? Quel perché non ci siamo conosciuti prima è un appello. È un appello a non girarsi dall'altra parte, un appello ai genitori, un appello ai fratelli e sorelle più grandi, un appello alle insegnanti, un appello agli educatori, un appello ai parri, un appello a tutti di cercare di capire che c'è dietro a questo disagio. Perché se ci passiamo sopra,
uno scoglio, per quanto noi lo possiamo costruire, non potrà mai arginare il mare. Ecco perché io sono molto preoccupato. Chiaramente non è un tema solo napoletano. Milano ci sono le bande latinoamericane, molto più sull'immigrazione. Roma c'ha altro tipo di violenze nel mondo. Ma noi viviamo a Napoli, siamo a Televomero e cerchiamo e dobbiamo analizzare la nostra città che amiamo e che dobbiamo amare non solo le cose belle, dobbiamo sapere che anche chi sbaglia fa parte di questa città e quindi capire ed evitare che ci possano stare casi di questo tipo. Proprio perché vogliamo ascoltare le voci della città, come sapete a Televomero in questa trasmissione a cui tengo molto, Luigi Incontra, cerchiamo il più delle volte di ascoltare persone della nostra città, cittadine e cittadini e anche oggi andiamo in questa direzione. Do la benvenuta a Ilaria Puglia, che è una Grazie. cittadina di Napoli, è una delle componenti della rete contro la violenza e per la sicurezza di minori e adolescenti, che hanno formato un coordinamento. Io ho avuto modo di ascoltarle anche in piazza quando ci fu, visto che qua parliamo dal Vomero, ci fu la rissa molto grave a Piazza Vanvitelli. Poi abbiamo fatto un collegamento con un'altra signora sabato, durante la trasmissione a CRC, perché eravate presenti a Piazza del Gesù. Oggi però mi interessa sentire proprio la voce di una signora, immagino una mamma, una persona preoccupata di quello che accade in città. Che cosa state facendo? Che cosa chiedete alle istituzioni? Che cosa secondo voi può andare meglio? E come ci si può tutti quanti unire per il bene contro il male? Tanti argomenti Sì, sul abbiamo il tavolo, tempo per sì. poterla fare. Allora, innanzitutto la rete per la sicurezza dei minori e degli adolescenti è nata nel 2021, quindi insomma è un lungo cammino che è Allora. stato intrapreso già da tempo e adesso devo dire insomma qualcosa si muove, nel senso che abbiamo trovato un interlocutore di cui siamo molto contenti, il prefetto, che ci ha ricevuto già 2 volte e ha inaugurato un tavolo interistituzionale al quale ci ha invitati, un tavolo Bene. che tra l'altro abbiamo sollecitato proprio noi, quindi siamo molto contenti di questa cosa. La nostra rete è composta di cittadini, ci tengo a ribadirlo, non siamo unicamente mamme, ma sono tanti papà, nonni, Di zii, tutta di Napoli. Ottimo. tutta Napoli. Non facciamo un discorso di quartiere, ma per l'intera città. Abbiamo anche, infatti, una rete, nel senso che abbiamo instaurato relazioni, rapporti con tutte le municipalità, con tutto il territorio cittadino, perché appunto il problema sicurezza riguarda l'intera città. Cosa chiediamo? Allora, io mi trovo molto d'accordo sul discorso che facevi, nel senso che i carnefici sono anche loro vittime e quindi è da lì che bisogna partire. Non è vero che non possono essere recuperati, ma anzi, bisogna proprio mettere in campo azioni per farlo. Ma soprattutto l'universo giovanile è un universo estremamente variegato e la difficoltà oggi non è soltanto, soprattutto trovare un linguaggio che si avvicini a quello dei giovani. Io credo che se non partiamo da questo è molto complicato parlare con i ragazzi, che poi sono quelli che devono essere i nostri interlocutori. E Assolutamente. poi sul fatto che c'è una grandissima povertà educativa e affettiva, i ragazzi oggi non riescono assolutamente a gestire le proprie emozioni. Problema psicologico ed emozionale. Esatto, per cui anche lo psicologo, l'aspetto dello psicologo, ai tavoli a cui stiamo partecipando spesso si parla dello psicologo a scuola. Lo psicologo a scuola, così come è adesso strutturato, non serve a nulla perché nessun ragazzo si rivolge autonomamente a uno psicologo, a uno sportello di uno psicologo all'interno della scuola. Magari se gli psicologi andassero in classe a parlare con i ragazzi, magari se si facessero anche meno ore di didattica in senso stretto, ma più ore di colloquio, di dialogo, i ragazzi sono soli, i ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati. Sono talmente d'accordo che il motivo per cui sia quando facevo il magistrato nei miei primi 40 anni, sia quando ho fatto il sindaco successivamente, ho considerato l'andare a scuola un aspetto fondamentale del mio percorso istituzionale, non solo per insegnare, che non mi piace, per testimoniare, ma anche per ascoltare, perché hai il termometro, comprendi le attenzioni ed è stato utilissimo. Quindi la scuola deve avere riferimenti, può essere appunto il parroco di frontiera, il sindaco, lo psicologo, il poliziotto, però bisogna anche saperci andare, perché i ragazzi, per esempio, è molto utile quando va qualcuno che ha sbagliato nella vita, che ha cambiato vita, va e dice: io vengo dalla strada, vengo dal crimine, vi dico perché il crimine non bisogna. E queste cose devono far parte del Sì. percorso.
che si fa in molte scuole, sì. Ma deve essere maggiormente attraverso questi patti. Io mi auguro che questo tavolo che tu hai detto, anzi sono contento anche io che avete sollecitato, del prefetto, riattivi quello che per la verità in questi 3 anni era stato fermato, perché quella è una strada, quello del patto e della collaborazione, sì, che secondo me è fondamentale. Un dialogo tra tante forze che non sono solo istituzionali. Noi crediamo moltissimo nel terzo settore, certo, infatti, cioè, senza terzo settore non si va da nessuna parte, per cui tutte le componenti, famiglie, scuole, genitori, terzo settore, istituzioni, devono tutte fare la propria parte. Se si continua a agire in maniera slegata l'uno, esatto, dall'altro, non si potrà mai risolvere un problema che non è un... Adesso viviamo forse un momento di emergenza, anche se alle istituzioni non piace sentire parlare di emergenza, ma è un'emergenza appunto educativa, emozionale, psicologica. La criminalità a Napoli è sempre esistita e certo secondo non è che la scopriamo oggi. Il tema principale che condivido molto, abbiamo detto, l'ho detto anch'io prima, la rete, la squadra, questo l'abbiamo assodato, speriamo che si riprenda un discorso. Qual è secondo te, secondo voi come rete, uno poi qua magari ci illustri che cos'è questo lavoro che state facendo, qual è secondo te, secondo voi una delle prime azioni che bisogna fare? Sono tante, però una su cui voi vi aspettereste qualche segnale concreto nell'immediatezza? No, purtroppo, dico purtroppo, occorre sicuramente un maggiore presidio nel territorio. Dico purtroppo perché è una sconfitta dover chiedere un presidio, certo, di forze dell'ordine maggiore rispetto a quello che c'è. Però ci tengo a sottolineare che noi riteniamo che le forze dell'ordine agiscano molto bene per quel poco che sono, insomma, ovviamente numeri molto limitati. Ma è vero, quando ci dicono a questi tavoli che la produttività delle forze dell'ordine è massima, noi ci crediamo e lo condividiamo, ma quanti sono gli uomini effettivamente stanziati sul nostro territorio, sul territorio cittadino, con ragazzi che girano da un locale notturno all'altro, da una zona della città all'altra, con una tale velocità che è impossibile controllare tutte le piazze della movida, è vero, però anche una mappatura forse aiuterebbe, quindi noi anche quello, secondo noi è fondamentale una mappatura dei luoghi della movida, è fondamentale vedere le forze dell'ordine per strada, perché bene o male rappresentano un deterrente. Assolutamente. Che cos'è questa? Questa è una campagna che mi avete dato, fate sì, presto. Sì, Ruben Agostino, un artista che ci sta supportando, e fate presto, non bisogna disarmare i ragazzi, bisogna educare i ragazzi, bisogna recuperare i ragazzi di qualsiasi strato sociale, perché voglio sottolinearlo anche questo, prima che le loro mani si armino, prima che sia troppo tardi, perché il problema, scusami se vado avanti, non riguarda soltanto ragazzi che hanno dei precedenti penali o vengono da famiglie svantaggiate, le aggressioni avvengono anche da parte di ragazzi comuni, normali, che vengono da famiglie normali, di professionisti, ragazzi lasciati troppo spesso allo sbando. Te lo confermo proprio non solo per la mia attività di ben 11 anni di sindaco, ma anche per i miei 15 anni di pubblico ministero. È come quando si crede che la violenza nei confronti delle donne sia più per strada ed è più sicuro stare in casa, falso, la maggior parte delle violenze accadono in casa, quindi non è che c'è una violenza minorile soprattutto in alcuni quartieri, è molto diffusa. Io sono anche io molto d'accordo, abbiamo affrontato tanti temi, però anche io non a caso all'inizio della trasmissione sono partito dallo Stato, perché poi comunque ci sono tanti soggetti, abbiamo detto il sindaco, l'amministrazione comunale, i parrocchi, il terzo settore, i cittadini, ognuno deve fare il suo, ho sentito anche fare l'appello al sindaco, la città si deve svegliare, si deve assumere responsabilità, insomma tutti i ragionamenti sui quali possiamo discutere a lungo, però non ci dimentichiamo che lo Stato poi ha una sua funzione, ci sono forze di polizia e magistrati che hanno il ruolo precipuo, io l'ho fatto quel lavoro e per 15 anni ho vissuto più con poliziotti, carabinieri e finanzieri che con i miei figli e con mia moglie, so come si lavora, so anche certe volte le frustrazioni, so anche quando non c'è una guida adeguata, so anche quando si viene delegittimati, so anche quando gli strumenti non sono adeguati, ma ricordiamoci che senza Stato non c'è la giustizia privata. Io sento in questo periodo discorsi, no, più ognuno si deve pigliare un'arma, e torniamo al Far West, cioè che siccome lo Stato arranca, ognuno di noi si dovrebbe armare per difendersi. Io ho partecipato a dei dibattiti, oppure si sentono certe volte invettive da giustizia sommaria e da giustizieri del giorno e della notte, o chi alimenta odio, rancore, violenze, vendette. Attenzione, perché in una città soprattutto come Napoli, dove la linea di confine è molto sottile, questa è dinamite. Sì. Cioè noi dobbiamo punire i responsabili, quindi non ci deve essere il perdonismo, perché anche se uno sbaglia a 15 anni deve pagare, con le forme previste dalla legge deve pagare. Ma noi attenzione, perché questa città
con l'alimentazione del rancore. A me piace molto il ragionamento che avete portato avanti a Piazza Gesù, quello che stai dicendo adesso, cioè perché si chiede sicurezza, si chiede rigore, si chiede Stato, ma si chiede anche elementi che sono la comprensione, la valutazione, che sta accadendo ai nostri figli. Un fenomeno non può essere affrontato se prima non viene compreso, per cui se prima non ci sforziamo di capire cosa sta succedendo, non è possibile mettere sul tavolo le linee di azione da seguire. Quindi per noi il tavolo interistituzionale è importante per questo. Ci rendiamo anche conto che non sempre le istituzioni sanno di cosa parliamo, nel senso che non si conosce fino in fondo il fenomeno giovanile. I giovani, noi abbiamo più o meno tutte figli, tutte le donne che sono in questa rete, figli adolescenti, per cui insomma sappiamo bene quanto già è difficile l'adolescenza, quanto lo è di più dopo 2 anni di Covid. Parliamo di ragazzi che hanno perso totalmente 2 anni di vita e esatto, che non sono abituati ad avere relazioni sociali normali, parlano sui social, si fidanzano sui social, tutto quello che sanno lo sanno per i social, e sui social girano messaggi di violenza enorme che a noi adulti fanno spavento, ma noi abbiamo i filtri giusti per selezionarli, ma i ragazzi no. E voglio aggiungere anche un altro tema di cui non abbiamo parlato. Adesso un po' dopo il Covid c'è stata un'inversione di rotta, ma per anni, devo dire, quasi tutte le forze politiche, se non tutte, hanno tagliato risorse ai comuni. E io quante volte lo dicevo, se voi tagliate le risorse ai comuni, tagliate a tanti servizi, tra cui gli educatori e gli assistenti sociali, che in alcuni comuni ormai non esistono proprio più, a Napoli sono pochi. Quando tu tagli alle forze di polizia, è un paese che fa delle scelte politiche, è un paese che decide di aumentare gli investimenti per le armi, ma non per le armi per i poliziotti, i carabinieri e finanzieri, per le armi per fare le guerre, e poi taglia medici, infermieri, poliziotti, carabinieri, assistenti sociali. Questo poi ha una ricaduta, non è che è una cosa politica, uno fa la critica politica, sì, fa anche la critica politica, ma se fosse critica politica, fine. No, sono scelte politiche, cioè quando tu c'hai un bilancio, e c'hai delle poste da assegnare, se hai delle risorse, scegli. E che io credo che il taglio alle forze di polizia nel corso degli anni è stato scellerato, e quando i ministri, questo ovviamente lo dico io, che c'ho i dati, non ti voglio trascinare in un dibattito, come dire, che mi assumo la responsabilità personale di quello che dico, quando io vedo sentir dire ministri degli interni, dico no, stiamo mandando, abbiamo assunto, bene, quanti ne hai assunti? 5.000? Perfetto, quanti ne sono andati in pensione? Perché l'età media ormai di medici, infermieri, polizia è alta, quindi per poter rimediare tu dovresti assumerne quantomeno molti di più di quelli che vanno in pensione. Sì. E quindi poi tu questo lo vedi, perché gli orari che hanno sono gli orari, ogni poliziotto ha le ore di lavoro ogni giorno, poi qualche volta c'è lo straordinario che certe volte non glielo pagano manco, ricordiamo le persone che guadagnano 1.500, 1.600, 1.700, l'insegnante guadagna 1.400, cioè stiamo parlando di uno Stato che alla fine non investe in sicurezza, perché questa non è la sicurezza, è la sicurezza complessiva di cui stiamo parlando. Quindi io mi auguro che tutto questo serva anche ad alzare il livello politico dell'attenzione nei confronti a questi aspetti. Sì, perché senza sicurezza non si può parlare di null'altro, cioè è inutile parlare di turismo, di cultura, ma senza sicurezza, cioè se un adolescente oggi non è libero di girare per strada, neanche di pomeriggio, se noi genitori dobbiamo sentirci ogni volta che nel weekend i nostri figli escono come se li mandassimo in guerra disarmati, perché è di questo che stiamo parlando, perché se un nostro figlio appunto si lamenta di sporca per caso la scarpa di un altro ragazzo, oppure sul campo di calcetto, certo, dà una gomitata a un ragazzo a cui non la doveva dare, rischia di morire. Assolutamente. Dobbiamo parlare dobbiamo dire le cose così come stanno. E poi io vedo questa violenza che aumenta in maniera, ripeto, con un superamento del limite. Cioè prima, per esempio, una volta tanto accadeva che un medico o un infermiere venisse picchiato in ospedale. Oggi, tant'è che notizia di oggi, che il Parlamento ha approvato in via definitiva l'aumento di pene, in questo caso condivido, nei confronti di chi aggredisce personale, sì, sanitario. Ci troviamo di fronte alla violenza gratuita. Cioè una volta c'era, che ne so, la violenza non è mai giustificata, che ne so, però uno scippatore faceva lo scippo, nello scippare faceva forza e tirava la... gravissimo, un reato, una violenza finalizzata a un crimine. Adesso tu, appunto, come dicevi anche prima, tu uccidi di palate una persona, sì, senza motivo. Senza motivo. Cioè cammini per strada, boom, fai la prova. Sì. Oppure ragazzi che si capisce chiaramente, soprattutto in ambienti questi più camorristici, che vengono messi alla prova, piccolini, vai con la pistola, metti una pistola
nella fronte di uno, stai con un minuto, vedi un po' quello che reazione ha, vedi tu come reagisci. Cioè, se praticamente noi stiamo testando potenziali e futuri criminali, sì, con un giro di armi, tra l'altro, che ormai con poche centinaia di euro ti prendi un'arma, con le armi che stanno girando per il mondo, le mafie, perché poi comunque l'arma è vero che te la puoi procurare, ma quasi sempre dietro al traffico di armi, anche clandestine ricettate, c'è sempre la camorra o comunque la mafia. Quindi noi stiamo alimentando anche un circuito che va a rafforzare le organizzazioni criminali. Per comprare un'arma, una pistola scacciacani, sul web bastano 100 euro. Poi una piccola modifica e questa pistola può uccidere qualcuno. Nei locali notturni, ma parlo di locali e anche baretti, non intendo discoteche, si vende alcol liberamente anche ai minori. Voglio dire, cioè ci sono cose che nell'immediato si possono fare. Poi si sanno. Immagino che i canali TikTok che incitano alla violenza possano essere monitorati in qualche modo. Queste sono le misure più immediate, ma poi ci sono appunto delle strategie di lungo respiro che vanno messe in atto. Noi dobbiamo fronteggiare, noi le istituzioni, perché chiaramente noi possiamo soltanto far sentire la nostra voce, ed è anche un po', dispiace anche un po' doverlo fare, ma ci sono delle strategie di lungo, di ampio respiro, più ampio respiro, che devono essere programmate e portate avanti, perché appunto, come dicevi tu prima, cose se ne sono fatte, ce ne sono in campo e ci sono accordi, tavoli, protocolli che sono già attivi nel senso attivati, ma forse insomma non sono se stati. Se c'è un'ultima avanti. Telefonata me la potete pure mandare. Sì, poi io voglio aggiungere un tema, essendomi formato, avendo come punti di riferimento Falcone e Borsellino, addirittura per Cosa Nostra, per la mafia, nei periodi di sua massima potenza, Falcone diceva: la mafia è un fatto umano, ha avuto un'origine, una fine. Cioè, non è che ci dobbiamo rassegnare all'idea che questo che sta accadendo, soprattutto negli ultimi tempi, è qualcosa che non puoi fermare. No. Altrimenti alla fine, la barbarie. Sarebbe bello se la gente come noi, se i cittadini come noi, che vogliono il bene di questa città e dei propri figli, scendesse un po' più in strada, si facesse sentire un po' di più. Ti dico che la difficoltà, noi abbiamo organizzato diverse manifestazioni, non ma non è facile. Non è tutti però dietro le tastiere sono bravissimi. Dopo la pandemia questa situazione è peggiorata. Sì. È peggiorata perché uno pensava che la pandemia si... Allora, io per esempio utilizzo molti social, ma il social non è alternativo al contatto fisico. Noi dobbiamo soprattutto stare, bisogna esserci, non basta mettere un commento, il like e un post. Quando c'è una manifestazione, per esempio Piazza del Gesù è stata importante, ma c'è poco. Sì. Cioè bisogna esserci. Io pure, che era faticoso, ricordo quando facevo il sindaco, chiaramente tutte le carte che dovevo leggere, gli incontri istituzionali, eccetera. Io dedicavo comunque ogni giorno 7-8 km a piedi, che per un sindaco è un massacro, perché ogni metro che fai c'è una persona che ti ferma, ma quello è stato fondamentale. Poi certo è fatica, però se uno fa determinati lavori, il poliziotto, il magistrato, il sindaco, il parroco di frontiera, è una missione. E le carte quando te le leggevi la sera, e poi mi ricordo che la domenica portavo i 6 faldoni a casa e mi reggevo la domenica a casa i 6 faldoni di carte. Se tu non giri la strada, questo vale per il sindaco come per lì, cioè la strada, anche per i cittadini deve valere, è fondamentale. I cittadini devono fare cittadini con passione, esatto, oltre che scendere come dicevi tu e condivido ai cortei, le manifestazioni, bisogna esserci, non avere paura e timore, bisogna sentirlo come impegno civico, ma anche stare per strada e capire. Cioè capire che sta accadendo nella nostra città, girare, andare nelle scuole, ascoltare i ragazzi, comprendere, non sottovalutare, non stare solo pronti a giudicare, è un lavoro complesso, difficile, complicato, ma fattibile. Cioè si possono fare, ecco perché io ci tenevo a farti venire e sono molto contento che sto vedendo le sigle delle persone, al di là del numero delle persone presenti, io ho visto anche le adesioni formali all'iniziativa di Piazza del Gesù, è importante, sì. Cioè ho visto tante associazioni che conosco da una vita, visto il terzo settore, vedo il cardinale come si muove, sì, che gira per la città, vedo i parroci di periferia, cioè io la conosco, lo conosco il bene di Napoli, a Napoli c'è tanto bene, sì, c'è tanto cuore, perciò dobbiamo reagire di fronte alla barbarie. Assolutamente, e si può fare. Si può fare con tempo, con impegno, ripeto, con passione, perché anche il cittadino deve fare il cittadino. La cosa che è più avvilente per noi genitori è dover insegnare ai nostri figli a non intervenire, a non reagire. E questa è una sconfitta, ma è una sconfitta per tutti, non solo per dei genitori, è una sconfitta per lo Stato, per le istituzioni. Non è possibile insegnare questo a dei ragazzi. Tu che ne pensi? Abbiamo pochissimi altri minuti.
a un dibattito che gira, non so se voi avete riflettuto anche nel terzo settore, nella vostra rete, sull'abbassamento dell'età di punibilità dei ragazzi al di sotto dei 14 anni, no? Che è un tema politico molto sentito. È un tema... Cioè quello di mettere in galera un ragazzo di 10 anni, 12 anni, ma per far capire poi... bene a chi ci ascolta. Ma per esempio il prefetto adesso ha proposto un protocollo per capire cosa succede ai ragazzi quando escono dagli istituti di detenzione, perché che noi mettiamo in carcere questi ragazzi, poi escono, delinquono più di prima. Quindi cosa succede quando un ragazzo esce da Nisida? La prima domanda che si è posto il prefetto a questo tavolo è questa. Allora dobbiamo capire cosa è stato messo in campo, cosa c'è di fattibile, quali sono le istituzioni, le associazioni, gli organismi che possono poi riprendere questi ragazzi. Io posso portare la mia esperienza anche, soprattutto di magistrato, ma anche di sindaco. Non è assolutamente la soluzione abbassare la soglia di punibilità, anzi, è come quando dicono la pena di morte. Gli Stati Uniti sono il paese dove c'è il maggior numero di crimini con l'uso delle armi. E invece quello che è molto importante, approfitto per ricordare un mio carissimo amico scomparso da pochi mesi, che è Gaetano Di Vaio. Gaetano Di Vaio è stato un delinquente, è stato un criminale, uno che è entrato in giro della droga, ha fatto rapine, ha fatto spaccio, è stato diversi anni in galera. Poi è diventato uno dei più importanti registi di Napoli e poi del nostro paese. E Gaetano, quando parlava, e parlava ai ragazzi come lui che venivano dall'area nord, da Scampia, da alcune periferie, e raccontava quanto è bella l'emancipazione, ecco, quella è potente. Vale più di un poliziotto o di un magistrato che va a parlare in una scuola. Ecco, io credo che noi dobbiamo valorizzare chi ha sbagliato, quindi questo significa che anche chi ha sbagliato, no, può avere la possibilità. Adesso non lo dico io, dice la Costituzione, articolo 27, terzo comma, dice che la pena ha anche la funzione rieducativa, quindi la pena serve, come abbiamo detto prima, punire chi ha sbagliato, far capire agli altri, attenzione, non lo fare perché ti capita questo, ma significa anche rieducare. Se guardiamo, anche qui c'è tanto da fare, non è l'argomento di stasera, le condizioni delle carceri del nostro paese, ci rendiamo conto che la funzione educativa purtroppo viene praticata molto male, e allora il rischio è quando esci da là stai peggio di prima, magari vieni reclutato in una famiglia camorrista, hai ancora più rancore e odio nei confronti della società. Poi lavorare sulle famiglie, non solo seguire i ragazzi dopo il carcere, ma andare a vedere le famiglie da cui provengono, come possono essere supportate, come può essere il ragazzo se si reinserisce nella sua famiglia e torna a delinquere, se la famiglia è una famiglia che sta in quell'ambito. Però si può fare, io ripeto, ho visto tanti ragazzi e ragazze, anche durante il mio mandato di sindaco, ne ho visti tanti recuperati, ragazzi che prima facevano i portatori di droga nelle piazze di spaccio, che sono diventati atleti, sono diventati musicisti, ho visto anche famiglie cambiare, famiglie dove c'erano pregiudicati, come ho incominciato a dialogare con loro, sono incominciati a schierare contro la camorra, ho visto anche persone a cui hai dato fiducia pensando che potessero cambiare, certo, invece ti hanno tradito perché non l'hanno fatto, ma è la sfida della vita. Io personalmente posso dire la più grande soddisfazione non era quando appunto arrestavi un certo numero di persone, quello era il mio lavoro, quando tu riuscivi a convincere delle persone a cambiare, a denunciare, a collaborare, a entrare in un circuito della giustizia, della legalità. Ciò non mi piace, questo atteggiamento che anche esiste un po' di un pezzo di Napoli, mi auguro minoritaria, che vorrebbe agire solo con una faida, con la vendetta, col rancore e con l'odio. La vita mi ha insegnato che con l'odio e con la violenza non vai a nessuna parte. È una sconfitta. È una lotta anche tra clan, è una lotta tra bande. Abbiamo un minuto, vabbè, io ti ringrazio di questa grazie tua presenza oggi, stasera, ma soprattutto del vostro lavoro in città, perché sono testimone del fatto che proprio attraverso la partecipazione, e quindi l'ascolto delle istituzioni che devono ascoltare e rendere partecipi i cittadini, l'unione fa la forza. Sembra una banalità, ma non è vero, perché da soli non si va da nessuna parte. Questo aiuta anche le forze di polizia, aiuta la magistratura, ai quali però noi dobbiamo chiedere sicuramente più impegno, alla politica di essere presente sempre, metterci la faccia, essere connessa. Io credo che meritava la situazione grave, gravissima della nostra città, una seconda puntata. Noi staremo sempre molto attenti su questo tema. La prossima puntata, se non ci sono fatti di attualità particolari, sarà dedicata a un altro argomento che ci sta a cuore, il verde. Quindi vi ringrazio di averci seguito, ringrazio Ilaria, grazie. Al prossimo venerdì con Luigi Incontro. Buona serata, arrivederci. Buonasera.